Lecce, è tornato a trovare Luca Bernabè, amministratore delegato di LuxVide. Luca, bentornato. Buongiorno a tutti, ben trovati a voi. Sì, qua bisogna, io ho capito che con Z bisogna parlare velocissimi. Adesso metto... Buongiorno Luca, ormai ci siamo, è finita l'attesa per la seconda stagione di Doc. Cosa ci può anticipare qualcosa? Allora, innanzitutto vi voglio dire, domani sera alle 21:25 precipitatevi su Rai 1, perché subito succederà una cosa esplosiva. Quindi non è che arrivate alle 21:26 e 27, no, poi vi vedete una cosa bellissima all'inizio. Subito, e subito. Poi vi dico a tutti voi, vi do uno scoop, che nella prima puntata ci sarà un grandissimo attore che fa parte di un trio. Qual è? Ok. Aldo, Giovanni, e chi ci sarà? Giacomo Poretti sarà il protagonista di una storia, della prima puntata, una storia tenerissima, bellissima. E quindi anche domani andate anche per questo, perché vedete Giacomo Poretti non nella veste del comico, ma nella veste del grandissimo attore. Lui è un grandissimo professionista del teatro, che è. Quindi certo, anche questo. Sicuramente. Poi una stagione veramente innovativa, buttata un po' nel futuro. Ne continuiamo a parlare tra poco, perché anche a Doc è arrivato il Covid, ma l'abbiamo superato. Allora, anche a Doc arriva il Covid, non è protagonista il Covid. Mi raccomando, non pensiate che noi facciamo una serie sul Covid, perché basta, ne abbiamo avuto tutti, ha avuto abbastanza, vogliamo venirne fuori. Però non possiamo prescindere in una serie medica di parlare del Covid. Ci sarà il Covid, ci sarà un puntatone speciale su quello. Ne succederanno di tutti i colori, ed il Covid farà succedere qualcosa anche all'interno del nostro gruppo di medici. Eh sì, perché siamo rimasti un po' in sospeso, per cui vogliamo sapere come procederà la seconda stagione. Ma Luca, tu rimani qua, continuiamo a parlarne tra pochissimo, perché anche questa stagione continua a essere strettamente legata alla Generazione Z, come tutte le vostre produzioni, e seguitissima, perché uno pensa alla solita serie così italiana, invece no. Ma qual è il segreto del successo poi alla fine di questo ospedale? Allora, Doc è la serie più vista in Italia negli ultimi 15 anni. Il segreto, secondo me, è l'empatia di questo gruppo di medici. È il fatto che loro sono bravi, professionisti, fanno bene il loro lavoro, però hanno un tratto particolare. Ma questa viene dalla vera storia di Pier Dante Pincioni, che è il medico a cui noi ci siamo ispirati, no? Che ha avuto un incidente, ha perso la memoria per 12 anni. Perché Pier Dante cosa ci ha raccontato? Che lui prima era un ottimo medico, fantastico, ma un tecnico della medicina. Invece stando, lui diceva, guardando il soffitto dell'ospedale e non più guardando in maniera orizzontale, lui si è reso conto che stare sul lettino ed essere curato aveva bisogno di qualcosa, del calore, dell'empatia, e da allora è diventato un medico migliore. Ed è una bellissima storia, un bellissimo racconto. C'è anche paura in questa seconda stagione, che questo equilibrio e questa voglia di curare il paziente sempre dalla parte del paziente venga un po' meno per nuovi equilibri lavorativi, giusto? Questa seconda stagione sarà molto interessante, perché qualcuno cercherà di distruggere il gruppo, qualcuno cercherà di distruggere quel reparto, come è anche vero, no? Cioè, i reparti di medicina generale sono dei reparti che vanno a sparire, perché c'è questa tendenza che viene dall'America a specializzare tutto, no? Ogni branca della medicina, e manca questo reparto dove si guarda tutto. E questa sarà la lotta che dovrà fare Doc, e forse Rock dovrà fare la battaglia finale per tornare ad essere primario e proteggere il suo gruppo. Al volo proprio, un piccolo spoiler: la figlia lavorerà con il padre? Sì, no, boh, forse. La figlia diventerà medico, ma non sappiamo se lavorerà con il padre come vorrebbe. Per questo dovete guardarlo domani sera alle 21:25 su Rai 1, e quindi saprete tante cose. Appuntamento è chiaro, grazie a Luca Bernabè, che ormai è un amico di Z, ci passa a trovare in continuazione. Hai imparato a parlare velocissimo, giusto? Sì, velocissimo. No, quello grazie. Non imparerò mai. Siete capaci solo voi, è una questione anagrafica, capisci? Grazie Luca. Grazie Luca.